Dunque, 6 mesi fa, quando lei è arrivata a Palazzo Sansedoni, qui c'era un ente con 350 milioni di debito e un ente da salvare. Sembrava una missione impossibile. Oggi questa missione impossibile è stata compiuta. In quale maniera? Beh, è una buona domanda, devo dire con tanto lavoro, con tanta dedizione, con una squadra eccezionale e un po' di fortuna che non guasta mai. Alle porte abbiamo anche un aumento di capitale della banca che è stato varato all'Assemblea di dicembre scorso per un'entità pari a 3 miliardi. Probabilmente questa entità crescerà e potrebbe arrivare a 5 miliardi. Come cambia, il ruolo a questo punto e, le possibilità della Fondazione di partecipare a questo aumento di capitale? Io apprendo la notizia dai giornali, ma non è ancora una notizia, nel senso che chiaramente ci sono alcuni rumors rispetto a questo tema. È un tema che però valuteremo, ce lo consentirete quando ci sarà un'ufficialità e quando soprattutto ci saranno dei numeri su cui fondare le nostre riflessioni. Non amo mai parlare, insomma, per sentito dire. Uno dei traguardi raggiunti, possiamo dire, anzi il traguardo raggiunto è stato, oltre a quello di salvare praticamente la Fondazione Monte dei Paschi, anche raggiungere un patto parasociale, per mantenere all'interno della banca una piccola quota. Questa piccola quota può variare chiaramente sulla base dell'entità di questo aumento di capitale, che può variare appunto da 3 a 5 miliardi. A noi su questo diciamo che ci siamo, chiaramente abbiamo fatto degli accordi rispetto a un contesto che era il contesto dato. Nel caso in cui il contesto dovesse cambiare, ma ripeto, per noi ad oggi non c'è ufficialità, faremo le valutazioni del caso insieme ai partner con cui abbiamo sottoscritto il patto. Il suo mandato scade, verso la fine di aprile, primi di maggio. Cosa pensa che possa essere il futuro di Antonella Manzi all'interno del Palazzo Sansedoni? Ah, questa è una domanda ancora più difficile, ma io non lo so. Intanto il mandato in realtà scade con l'approvazione del bilancio, approvazione del bilancio che sarà per la fine del mese di giugno, perché poi noi sappiamo che, scusate, fine del mese di maggio, sappiamo che siamo in corso con tutte le varie autorizzazioni, quindi ci sono un po' di ritardi che sono dovuti principalmente a fatti autorizzativi che non dipendono chiaramente dall'ente. Io sono abituata a prendere le mie decisioni nel momento in cui le decisioni devono essere assunte, per cui l'ho fatto con la fondazione che ho scelto in credo meno di 24 ore, ovviamente lavoro fino all'ultimo giorno perché le cose possano avere un prosieguo con me e dopo di me, ma questo per atteggiamento mentale, lo faccio anche in azienda. Emma Marcegaglia alla presidenza dell'ENI, cosa ne pensa? Se le fa piacere, se può fare gli auguri. Ah, ma io sono felicissima perché lo sanno tutti, insomma, è una relazione personale di ormai qualche anno, è stata la mia presidente in Confindustria ed è una persona con cui non ho mai, diciamo, non ho mai perso i contatti perché comunque mi è sempre stata molto vicina anche in questa avventura della fondazione. Quindi un grandissimo in bocca al lupo ad Emma, so che farà benissimo, sono felice perché diventa un chimico come me e questo chiaramente mi riempie di gioia. Grazie mille. Grazie.